L'indicazione data dalla Guardia di Finanza è direttamente ricavata dagli esiti delle attività di captazione ambientale e telefonica. Nel corso di alcune conversazioni l'indagato si definiva appunto il buitre malo, l'avvoltoio cattivo, a dimostrazione proprio della pervicacia criminale dimostrata nei confronti delle vittime del reato di usura di cui si è reso responsabile. Dove sono stati ritrovati i soldi, arsenali, Ordigno? Il soggetto aveva nella sua disponibilità un ulteriore appartamento nello stesso stabile dove risiede, all'interno del quale in un'intercapedine di un mobile sono stati rinvenuti 167.000 euro. La particolarità sono le modalità di confezionamento sottovuoto del contante ritrovato, segno probabilmente anche di un possibile occultamento di tipo diverso. Per esempio pensiamo all'interramento di queste somme di denaro, come spesso ci è accaduto di riscontrare in altre attività di indagini. All'interno del medesimo appartamento poi venivano rinvenuti i 7 quintali di giochi pirici, un ordigno esplosivo confezionato artigianalmente e le 7 pistole di vario calibro, di cui 2 revolver e 5 pistole semiautomatiche. Diciamo subito che il soggetto era stato già coinvolto in una vicenda usuraria alla fine degli anni 90, per cui i militari della Guardia di Finanza lo consideravano appunto un soggetto sensibile. L'attività usuraria alla Lamezia Terme è molto diffusa. Io stesso ho iniziato il mio periodo alla Direzione Distrettuale Antimafia occupandomi di un dibattimento di usura ed estorsione in cui imputati erano i maggiorenti di una della cosca egemone dell'epoca. A fronte di una sicura, massiccia e diffusa presenza del fenomeno usurario, però le denunce sono estremamente scarse e poco rilevanti dal punto di vista statistico. L'invito alla comunità è appunto quello di denunciare questi fenomeni, tra l'altro considerati dal legislatore con la giusta attenzione, legislatore che ha previsto non a caso per chi denuncia un fondo di solidarietà destinato appunto alle vittime di usura e di estorsione, una serie di meccanismi risarcitori e riparatori che mettono in giusta situazione il denunciante al fine di vedere anche ricostruita poi quella che è la sua attività economico-imprenditoriale. Una propensione a delinquere particolarmente spiccata, se mi fornisco di una divisa di polizia penitenziaria, evidentemente perché in qualche momento vorrò fingermi un operatore di polizia, sicuramente per qualche crimine. Le armi sono sicuramente quel qualcosa in più che ha indotto i soggetti usurati a credere alle minacce che gli venivano costantemente rivolte dal bruitai malo, dal voltoio cattivo. È un cancro, è veramente un cancro. In momenti in cui l'economia non è particolarmente florida come quello che stiamo vivendo, le difficoltà economiche possono sempre intervenire. Il sistema bancario, non italiano, in termini generali, mondiale, nei momenti in cui ci sono delle sofferenze è meno propenso a intervenire proprio per evitare di trovare un'esposizione che non gli consenta poi di rientrare in possesso dei capitali prestati, ed ecco che le opportunità per gli usurai sono alte. L'imprenditore commerciale, non sapendo a chi rivolgersi con l'acqua al collo, è disposto ad accettare questi tassi assolutamente anomali, ma insopportabili se vogliamo. In effetti alla fine non riescono mai a rendere onore al prestito che hanno ricevuto e devono continuare a sforzarsi per rendere soldi, se no le conseguenze possono essere anche molto importanti, fino al rischio di perdere la vita, motivo per cui alla fine molto spesso perdono l'attività che viene controllata dalle organizzazioni criminali, che quindi con dinamiche diverse che distruggono quella che sarebbe la normale libera concorrenza di un mercato, inquinano tutta l'economia del territorio mandando in crisi altre organizzazioni e altre attività sane.
cioè ben tenute, proprio si vedeva che era proprio, aveva una cura di queste pistole maniacale, diciamo, ecco, ne è come un professionista, perché il professionista che utilizza ha la massima cura delle armi, e lui erano perfettamente oleate e anche ben custodite, addirittura in calzini di lana, eccetera, in determinati marsupi, eccetera, nel marsupio ed erano ben... Ogni arma poi aveva le sue cartucce, abbiamo rinvenuto quasi oltre 600 cartucce, quindi per 7 pistole quasi sono un centinaio di cartucce a pistola, quindi ogni pistola aveva le sue cartucce ed era ben chiusa, ben custodita, erano ben oleate, quindi significa che lui ne aveva, non dico quotidianamente, ma quasi settimanalmente ne aveva, le ripuliva, le puliva, ecco. Significa che una pistola, per averla noi in dotazione, è una pistola che ha superato determinati controlli, quindi è una pistola molto affidabile ed è per professionisti.